pizzicava una tarantella, a notte pizzicava una tarantella, soltanto un giro giro, soltanto un giro giro, soltanto un giro giro della gonnella. Sfida, quante sfide, sfida, ancora sfide. Eccoci, riparte un'altra puntata della Masseria, bentrovati. Siamo nell'aia della Masseria, la Corte di Luca, e c'è una splendida macchina, una Chrysler. Che cosa ci farà questa macchina? È l'oggetto del desiderio, l'oggetto premio per i concorrenti della Masseria, perché tra poco racconteremo loro a che cosa ci serve la macchina. Intanto saluto il mio massaio Ciccio. Ciao Manica, tutto bene? Tutto bene, quello che si dice bene, perché la Masseria è piena di tante sorprese. Ok, noi abbiamo organizzato tutto, stavo aspettando soltanto te. Benissimo, allora entriamo nel vivo, perché per i concorrenti della Masseria questa è un'altra giornata di prove, questa è una sfida davvero interessante. Abbiamo comunicato loro attraverso la produzione di vestirsi in una maniera molto, come dire, elegante, carina. L'hanno fatto, country. Sì. Allora vi presentiamo, prima di raccontarvi la sfida, subito le protagoniste femminili dell'antireality più famoso d'Italia, le Masserine. Avanti, ragazze! Eccole qua, arrivano splendide, più belle che mai. Come se fosse un concorso di bellezza. Allora ragazze, schieratevi una accanto all'altra. Eccole qua. Ma davvero complimenti, molto molto belle ragazze. Quando ad una bella serata si esce in compagnia di un uomo, bisogna essere eleganti, ma soprattutto ci vuole anche l'uomo. E allora, no? Vediamoli questi concorrenti della Masseria, i Masserini! Ragazzi, avanti! Bravi ragazzi, anche voi molto molto eleganti, complimenti. Ecco. Perché la sfida di oggi parla non soltanto di look qui all'interno della Masseria La Corte di Luca, ma anche di una possibile unione. Allora facciamo finta che Valeria vieni al centro, tu devi scegliere un compagno con cui vuoi vivere questa sfida, che però tu non sai qual è la sfida, ma se fosse una sfida amorosa, con chi vorresti trascorrerla? Se fosse. Con Luca. Dov'è Luca? Eccolo qua. Vabbè, una coppia già nata all'interno della Masseria, quindi non ci dite nulla di nuovo. Allora, voi due potreste essere seguiti dal massaio l'oggetto, no, di una cosa molto bella, cioè per la prima volta la Masseria decide di mettere a disposizione, grazie a uno dei nostri partner, LF Car, qui a Sant'Erano in Colle, ha messo a disposizione questo splendido Chrysler, dove andrete in giro per tutta Sant'Erano in Colle, vi porteranno in un locale bellissimo, ma soprattutto vi porteranno in questo posto all'interno della Corte di Luca, dove c'è la stanza dell'amore. Quindi adesso ragazzi, potete vivere il sogno della stanza dell'amore, potete essere felici, condividere un bel bicchiere di vino all'interno della stanza dell'amore, qui alla Corte di Luca, andare in giro con il Chrysler offerto dal nostro sponsor, ma se non superate la prova in coppia rischiate di andare in coscia per l'eliminazione. Acomodaria e Luca hanno iniziato questa catena e continuiamo con Alessia. Carlo, velocemente. Claudio e Flavia. Pomodorina. Cosimo. Ecco qua. Anna. Vabbè, visto che ho trovato il primo Antonio, non si può. Ecco, ogni lasciata è persa. Annalisa. Uno di loro adesso potrebbe essere a rischio di esplosione da sciogramma. Quindi adesso Rocco devi decidere con chi vuole vivere questa situazione. Ecco, chi vuoi dei due? Il piccolino, va bene, Pierpaolo. Malato. Allora ragazzi, girate tutti dietro. Antonio, girate, no, vieni dietro. Qua. Dai, girate Antonio, dietro. Allora tu ti puoi accomodare. Antonio, purtroppo. Ragazzi, girate. Antonio, sei in nomination. Ciccio, puoi scrivere il primo nome. Allora. Concorrenti della Masseria, avete un minuto e mezzo di tempo subito per venire qui al centro, perché per essere un incontro glamour, un incontro d'amore, nella vita bisogna scambiarsi ruoli. Perché l'uomo deve indossare
il completo della donna e la donna deve indossare il completo dell'uomo. Qui al centro. Barbara e Enzino sono la prima coppia che accettano lo scambio dei sessi. 3, 2, 1, via! Via e va nella stanza dell'amore che apre la stanza dell'amore. Apri prima la borsa per la stanza. Evelyn e Gianluca. Allora, con il massaio tra poco andrete in macchina e farete questo giro turistico, ma soprattutto andrete nella stanza dell'amore, va bene? Accomodatevi qua, ragazzi. Mancava lì, ragazzi. Tutti gli altri hanno, a partire da questo momento, 3 minuti di tempo, perché se sarete bravi e rispetterete il regolamento e il tempo, dovete nuovamente tutti insieme in 3 minuti rispogliarvi e rivestirvi e tornare al vostro sesso, altrimenti questa sera i concorrenti della masseria purtroppo non ce ne saranno. 3, 2, 1, via! Enzino! 4, 3, 2, 1, vediamo la prova. Ragazzi, è stata superata! Non ho avuto la soddisfazione di dire che non è stata superata! Silenzio! Ragazzi! Ragazzi! Ok, allora ragazzi, a questo punto il massaio si può accomodare verso la macchina con Evelyn e Gianluca, perché entrambi il loro momento. Ecco, Evelyn e Gianluca verso la macchina.